Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Sono tornato a scuola. Oggi siamo qui da West Trail Maxi Enduro Park con la Frigona per cercare di domarla con qualche base tecnica in più, perché diciamo che la moto aiuta tanto, è una gran moto. Vi posto anche un video fatto con lei per vedere cosa è in grado di fare questa moto in mano ad un inesperto, però adesso è ora di studiare e stanno anche arrivando gli altri. Ciao, sono Ludovico e questo è Jackass. Arriva il nostro istruttore con l'Africa Twin 1000 più bella della storia. Ecco, grazie istruttore, veramente. Grazie distruttore. Grazie distruttore. Destra. Vado in strato, occhio. Ok, vai. Vai a casa. Oh. Senza pietà, bravissima. Mi daresti una mano cortesemente? No, perché mi sembra che tu sia molto a tuo agio. Vero? Io ho già fatto la parte delle posizioni, ora toccherà a lui, ma questa non la faccio per farvi vedere a livello illustrativo, mi serve per l'assicurazione se mi cappotta la moto. Allora, mi ho detto, frenata avanti. Questa non è frenata, questa è accelerazione. Frenata indietro. Esatto, piede indietro, rifai una sorta di V. La curva, bravo, bravissimo. Col ginocchio spingi, do riesci. Sta cosa è veramente innaturale. Sì, sì, gomito alto, bravo. E guardi dove devi andare la curva. Vabbè dai, per ora non farai danni, vado a documentare lui che sta facendo le cose fatte bene, perché io non sono un istruttore, sono una pippa. Palle, palle basse e gomiti alti, cioè i gomiti che devono seguire la forma, la linea della forcella, ok? I gomiti. Ok, così quando lavora tu, ginocchia sempre piegate, perfetto, accelerazione. Più avanti, così. No, proprio così. Proprio così, ok, sempre gomiti alti. Ok, posteriore di sbarella. Sempre il piede che forma la punta. In realtà qui puoi fare questo, se la... Fermo? No, così. Se in punta. Se è troppo alta, è tanto irpida, ok. Allora in quel caso ti fa aiutare dallo stivale e ti metti proprio in punta. Inizi a spingere proprio così. E adesso curva, invece. Questo ci servirà tanto oggi, no? Fermo così. Ok. Punta il ginocchio. Si gira col culo. Ok, bravo, vai indietro. Lascia quest'altro. Ok, ci siamo. Ok, fammela dall'altra parte. Spingi col ginocchio, guarda, la cosa che ti fa capire bene la posizione è quando tu inizi a spingere sul serbatoio col ginocchio. Ok, vedi come ti gira in automatico? Sì. Il corpo. E anzi, però sempre dietro. Qui la spalla. Madonna, no? Mo lo vado a prendere a punto. Ci siamo. Brutto macaco. Iniziamo a prendere un po' di equilibrio. Guarda che c'è l'equilibrio e quindi indietro. Ok. Poi slalom. Sono preoccupatissimo. Io lì l'appoggio. Okay. È lì il punto mio. Lo e vai, siamo pronti! Torniamo qua. Quando ritorniamo qua ci buttiamo dentro al buco. Vedi come si muove. Sempre il peso controbilanciato. Ah, sì, ok, scendo bene. Dietro quando è in discesa, okay. Sì, della palla così. Metto il controllo, metto il piede per terra, okay. Cerco sempre mai di sedermi. Seduta è sempre in emergenza. Se noi ci rimane sempre la seduta, abbiamo una sicurezza in più. Qualsiasi cosa succede, ok? Quindi okay. Anche vedi, in questo caso ho perso il controllo, ho fatto, dato il piede per terra, mi sono rialzato. Finché la moto non cade, io non mi siedo. Io sono molto perplesso. Pure io. Tanto più di per terra non andiamo, non vi preoccupate. Sì. Cioè, questo l'abbiamo già fatto tanto. Sì, no. Lo slalom è quello. Io ho chiamato quello per il toto morto. Andiamo, vamos. Ok, è andata malissimo. Sulle derapate, ti ho visto benissimo con la posizione anche sull'ostacolo, ottimo. Sulle curve che non riesco a, non mi vesti in tiro ancora. Yeah, perché vai troppo forte. Ok. Quindi devi andare più piano, sarà molto più faticoso, ma devi andare più piano, ok? Ok. Che c***o? Posso usare l'Africa? No. Qua dentro no, se vuoi al giro dopo sì. No, mi riposo un attimo. Ma guarda che quella è letale qua dentro. Con queste mori. Per girare nello slalom. È lo stretto lì con l'arberello col canaletto. Oddio quanto è piccola, non ci sono più abituato. Lanciate, prima, seconda e inchiodo tutto dietro, vai, non ti preoccupare.
sta avendo l'Africa! Ti te l'ho detto, ne davo compro due, torre di lotta. Ma poco, senti meno, scendi piano, piano. Piano, vai piano qua, brava. Peso indietro, ottimo. Gomiti alti. Ma vale, sono caduto un'altra volta e io l'ho immortalato. Stavo riprendendo a posto, lui. Bravo, e anche oggi il tuo dovere l'hai svolto discretamente, sono fiero di te. Dammi la mano, vai. Uno, due, tre, vai. Vai a cavalletta. Aspetta, questa è un'altra caduta lenta, eh. Eh sì. Ma che hai preso? Eh? Che hai preso? Che hai preso? Che puzza? Odori di liquido di raffreddamento. Ah, raffreddamento? Sì. Ce l'avevi mortura a falle? Ma che tipo falle? Deve attaccare vento. Fatto, ottimo. Le caro street, eh? Qua mi sono cagato in mano perché mi sono chiusa. Hai visto, una volta che stai piedi, una volta che hai a toccare il cazzo, lui l'ha fatto bene. Mi sono solo seduto sulla sella passeggero per scaricare davanti e basta. Bene, ottimo. Ho visto anche quando sei ripartito, giri passi. Vi prego, pausa.
Allora, eccoci qui, siamo rientrati dal giro che abbiamo fatto insieme, siamo con la mente, il braccio, il factotum di West Trail. Costruttore e studioso. Senti un po', ma com'è nata? Allora, l'idea è nata perché di base è da quando ho 6 anni che io vado in moto. Okay. Mi metto una famiglia di motociclisti e quindi è stata tramandata questa cosa di generazione in generazione. E ho sempre pensato, ma io con tutta questa conoscenza, ma che ci faccio poi alla fine? Condividiamola con il mondo. Esatto. Mi sono trovato spesso e volentieri a dare suggerimenti ai amici su strada inizialmente. Poi ho scoperto questo mondo della Max Enduro e da lì mi è venuta invece l'idea. Quando l'hai scoperto? 3 anni fa ho scoperto la Max Enduro. Quindi sei fresco? Sono fresco. Però sei molto bravo, cioè veramente. Qua non è che ci stanno mazzette, cose varie, non stiamo facendo tutto ambassador. Manco a gratis, ma pure pagato. Abbiamo pure pagato e vi posso dire che ne è valsa la spesa. Adesso sono sempre pericoloso in sella a una Africa Twin, ma molto meno sempre pericoloso. Sempre mezzo rimani, cazzo. Sì, no, non ci si prova, però anzi, troppo sono stato guardingo e veramente con tante dritte sue non ho baciato il fango oggi. Perché 2 giorni sei l'unico che ha resistito. Abbiamo avuto un coefficiente cadute altissimo, io in primis sono caduto e poi spiegheremo anche quello. Quindi abbiamo, diciamo, stabilito un record, siamo stati la classe più difficile. Esatto. Sicuramente, da una parte sì, dall'altra no, perché diciamo che nel mondo del max enduro la caduta viene sempre messa in conto. Importante è sapere come cadere. Tranne per me. Tranne per te. Quando con tutti avremmo scommesso altamente, ma niente. Ancora non ci siamo. C'è deluso. Un po' che tanto deluso. Non mancherà occasione, prima o poi bacerò con gli interessi. Con gli interessi. Senti, questa è la 7ª classe, mi dicevi? Sì, più o meno sì, la 7ª classe. Abbiamo fatto 2 o 3 demo test prima di partire, perché anche per me, essendo comunque tutto un mondo nuovo, dovevo capire appunto quali fossero gli esercizi più adatti a un new entry, quali fossero gli esercizi più adatti a invece a uno più esperto e già navigato. Per questo poi infatti i circuiti che io ho costruito sono di diversa difficoltà, sia quelli introduttivi che il circuito in sé per sé. Ci sono quelli i neofiti e c'è quello invece esperti come introduttivo, e poi c'è un circuito più grande invece in cui c'è il neofito, che è semplicemente un circuito tondo, e poi invece la parte centrale invece c'è l'expert con tutte le ostacoleria, sassi, ciottoli da superare, e questo lo faremo la prossima. Questo giro ce lo siamo, diciamo, risparmiato. Però sei comunque riuscito a riunire tante persone con background differenti, no? Alla fine c'era Davide questo, che era la primissima esperienza, e poi si è fatto tutto il giro di oggi, che comunque era un giro impegnativo. Con la pioggia che c'è stata ha complicato sicuramente. Esatto, tutto. Con tanto fango, argilla, invece anche lui alla fine, oggi 0 cadute tra l'altro. Davide è stato veramente l'MVP. Oggi siamo stati bravi perché siamo riusciti ad entrare nella concezione che il divertimento vero della Max Enduro non è quello di stare su un drittone e sparare la moto a 140 all'ora, ma è proprio quello della tecnica, ovvero gestirla, di andare piano e evitare l'ostacolo, non più prendere la roccia ma capire come evitare quell'ostacolo, in modo tale che la moto si salva da una parte, dall'altra anche le vostre ossa si salvano, e terzo vi salvate proprio voi. Non è male. Guarda, apprezzatissimo, soprattutto da parte mia che era quello che aveva meno intenzione di lanciarsi appunto con la moto nuova appena comprata, però l'abbiamo battezzata benissimo. No, e tra l'altro te l'ho detto anche, diciamo, fuori dall'intervista, sei stato veramente bravo a ricreare delle situazioni sul percorso, poi cioè delle situazioni sicure nella zona d'allenamento, che poi alla fine uno si è ritrovato in versione, diciamo, cattiva, arrabbiata, fuori. E alla fine non dico che mi sentivo proprio a casa, però l'ho affrontato, so cosa devo fare, ci provo a farlo, quindi già... Lo studio è esattamente questo, nel senso, io come voi, pur venendo da tanta strada, comunque questo è un mondo che fino a 2 anni fa, perché comunque l'anno diciamo di neofilia ce l'abbiamo tutti, è un mondo comunque nuovo in cui tutti stanno imparando ancora tanto sulle varie tecniche, e l'unico modo per farlo è farlo in sicurezza. Ho iniziato all'inizio appunto facendo dei tracciati anche estremi che mi hanno portato anche ad avere paura spesso e volentieri di questo sport. Il mio scopo è proprio questo, permettere a qualsiasi persona di fare un corso giusto, sano, e che soprattutto ti porti passione in questo mondo e faccia scoprire tutto quello che è questo mondo, che non è solamente l'endurata ma è anche la tendata, che è stata fighissima. Peccato sempre per la pioggia, esatto. Se no sarebbe stata ancora più romantica. Sì, diciamo che la parte iniziale di video che avete visto era dove doveva essere, poi alla fine ci siamo rifugiati qui perché il meteo non lo permetteva, però purtroppo il meteo non ci ha salvato. Un mese di sole comunque, di più, 6 mesi di sole di è normale, ci siamo presi un giorno di ferie dalla concessionaria io e Valerio, esatto. Quindi non potevo aspettarmi di peggio. No, però alla fine
veramente complimenti, hai fatto un bel lavorettino. Pensate che quando ho iniziato erano 3,5 ettari di terreno che comunque erano stati abbandonati da 10 anni, quindi colpi di culo pubblico. Esatto. Non guardare le mani, guardare le braccia. Esattamente, io mi sono armato perché tutto questo comunque è budget minimo anche per contenere i costi del progetto. Per noi e per voi, per tutti, diciamo, io ho fatto tutto questo con un c***o di cespugliatore. Quando sono andato a comprarlo, io ho detto: devo tagliare 3,5 ettari. Questo è... non è possibile, no, non puoi farlo. Tu dammi il cespugliatore, ma vediamo. La pagina Instagram West Trail Maxi Enduro Park. Esattamente. West Trail perché? West Trail perché in realtà il trail viene un po' dal cavallo e quindi da qui riprende un po' lo stile West. Anche la zona in cui ci troviamo è tutta molto studiata sul legno, quindi riprende un po' tutto questo stile West. Dall'altra, il trail nasce in Sud America, in Brasile principalmente, perché la polizia o l'esercito che comunque doveva andare a fare gli inseguimenti dentro al bosco si doveva adattare con delle moto con cui doveva fare anche degli inseguimenti stradali. Da lì nasce appunto questo trail in cui venivano istruiti questi soldati a... Ma che figata! Questa non la sapevo, io pensavo che trail anche dal nome derivasse da qualcosa di anglofono. È una traduzione in realtà anglofona, però principalmente viene definito trail proprio questa tipologia di sport, ovvero l'adattamento che tu dalla strada devi poi iniziare comunque a farti il fuoristrada. Mo, non stiamo parlando di inseguimenti, fortunatamente, però... No, però eventualmente basta... Ci si accorda, aiuta un po' di pepe. Mi raccomando, su questo mandiamo un bel messaggio. Un bel messaggio. Tutto assicurato, anche il domi con mille anni. Che tra l'altro si può noleggiare. Esatto, abbiamo una moto per iniziare comunque a noleggio. E quando non viene noleggiata, comunque viene utilizzata a scopo, diciamo, comune, ok? Comune di appunto di provare a quelle cose che magari con la tua moto sei spaventato. Quindi, come te, ok, c'hai 15.000 euro di moto. Vuoi però iniziare a fare i zompetti, i saltini, vuoi capire prima come funziona, allora c'è il Dominator che si sacrifica per tutti noi e imparare questo. Ed è indistruttibile, aggiungo. Ed è indistruttibile, veramente, ragazzi. Ha visto quel Dominator soffrire, fare delle cose assurde. E ha visto veramente giorni migliori, invece lui continua imperterrito. E questo l'ho scoperto sempre sulla mia pelle, perché anch'io comunque... 3 anni fa ho iniziato con l'Africa Twin ad allenarmi, ok, venivo dal cross da piccolo, per carità, ma a 13 anni ho mollato e poi ho fatto solo strada. Quindi anche per me c'erano delle cose che ero spaventato a fare con la mia moto da 15.000 euro. Strano! Non si direbbe adesso, però un tempo era così. I saltini, queste cose un po' più complicate, il traverso è... lì c'è il Dominator proprio per questo motivo. Quindi qua siamo attrezzati per tutto quanto. Ogni occasione. Io direi a questo punto, West Trail, come lo vedi in ottica futura? Nel senso, come ti vedi tra 5 anni con West Trail? Ho fatto le domande veramente della vita. Assolutamente, il progetto è molto grande, nel senso ci sarà, voglio, l'intenzione è quella di fare anche un'area ristoro, un'area shopping dove ci saranno tutti solamente prodotti locali, che è quello che sto studiando adesso. Anche la braciolata di ieri sono io andato direttamente dai fornitori, hamburger me l'hanno fatti la mattina, non so se vabbè stiamo ammazzando la mattina, però hamburger me l'hanno fatti la mattina, il formaggio l'ho preso in mezzo alle pecore, quindi c'è anche tutto questo, uno studio del cibo che qui ha una potenza. In Umbria capirai, è proprio... Noi se ci troviamo sulla via dell'olio, non ce lo scordiamo, qui c'è l'olio più buono d'Italia. Non soffre nessuno. Vai su un terreno. Vado su un terreno minato, perché comunque anche Calabrese grande olio. Diciamo, ogni regione ha il suo grande olio. Qui per fortuna, diciamo, siamo veramente pieni. Abbiamo anche una produzione nostra di olio che dal prossimo anno verrà, diciamo, incrementata. C'è il progetto anche più grande qui dove ci troviamo, è una torre medievale. Ci sarà un Omni Restaurant, adesso stanno ricostruendo tutta l'area. Quindi il progetto in realtà è molto più grande di quello che vedete. Quello che sono riuscito a fare io: 3,5 ettari, un decespugliatore, poi una motosega con il tempo, perché il primo albero l'ho battuto ad accettate, è proprio quello. Adesso ci sarà questo inverno in cui potrò permettermi, diciamo, di costruire tante più cose interessanti, ampliare anche la parte, diciamo, di ostacoli e di neofilia, nel senso, abbiamo visto che comunque alcuni sono proprio terrorizzati sin dall'inizio a questa cosa. Quello che voglio tranquillizzare tutti è principalmente questo. L'ho costruito su un prato principalmente, proprio perché il prato permette una caduta e una sicurezza in più nella caduta, sia per le vostre moto che per la vostra incolumità. Questo è il progetto finale, permettere a tutti, soprattutto alle persone spaventate, ok,
di potersi affacciare a questo mondo, perché è un mondo bellissimo che vi permetterà di usare la moto 12 mesi l'anno. Io a questo punto direi grazie, sei stato disponibilissimo anche per, piacere, per raccontarti, ragazzi, un pochino. Mi sono sentito male per due giorni, quindi grazie a Reciproco, grazie veramente. Sì, diciamo siamo stati un gruppo molto pittoresco, sì. Però alla fine è andato tutto, nonostante le varie avversità, il povero Valerio con il radiatore, vabbè, è successo tutto, poi tanto l'avete visto. L'unica cosa quando la succede nel radiatore ed è successa nella maniera più stupida possibile. E tutto il resto, poi abbiamo anche l'officina preparata, frullini, fascette, pezzi da lui. Col furgone, ma eventualmente c'è anche un servizio col carrello, quindi siamo preparati un po' a tutto, no? La preparazione crescerà, adesso il progetto anche quello che mettono smontagomme, tutte cose che... Bello, comunque... con le sigle camere d'aria, siamo esatto, tranquilli. Siamo tranquilli, l'abbiamo visto, cioè ieri siamo caduti veramente 6-7 volte, ok, abbiamo una un ratio altissimo, di 3.0 a persona, anche tu che sei riuscito a non cadere, comunque non sei riuscito ad abbassare. Io ho provato ad aggiustare la media, ma non ha funzionato. Non ci è riuscito e tutti comunque siamo sani e salvi con le moto, sì, qualche graffietto veramente stupidaggini, ma tutto in sicurezza. Io ho fatto botti stupidissimi in strada e mi sono fatto veramente male. Cerchiamo anche di uscire un po' da questa concezione a piccoli step, tanto qui c'è tutto il necessario: circuito 1, circuito 2 e giro esterno. E anche il giro esterno ovviamente lui lo modula in base a chi ho in circuito. Esatto. Si inizia, sono due giorni, si inizia la mattina comunque con il circuito, il pomeriggio un piccolo girello giusto per iniziare a riscaldare sul fuoristrada, mentre la domenica poi c'è il giro lungo, bello. Niente sempre e comunque di impossibile o di difficile, tutto molto tecnico, quindi anche a seconda della tecnica che vedo davanti, comunque si fa, ok? Anche un neofito lo fa un circuito del genere, poi la differenza e il divertimento sono due cose differenti. Ok, però tanto superata la paura, perché anche io ho avuto qualche attimo di paura, svariati attimi con di paura, con la moto nuova è sempre con la moto nuova, esatto, è così, eppure una volta superato l'ostacolo una soddisfazione. E poi ecco, a rivedere già dei piccoli meccanismi che si sono aggiunti e messi in pratica, allora è un altro piacere di guida. Assolutamente. Quindi chi traversi in uscita di curva con la posizione giusta, ragazzi, ci siamo divertiti proprio. Quindi... sono veramente felice di questo. Grazie Lorenzo. E a questo punto, allora, passate sul profilo suo su Instagram. Qualsiasi informazione, volete scrivermi, dovete fare acquisti, dovete prendere moto, mi chiedete qual è la moto più ideale a voi, io sono sempre apertissimo. Per il resto, ovviamente, lasciate un commento qua sotto, fateci sapere anche sotto a questo video che cosa ne pensate di tutta questa esperienza di quest trail, domande o altro. Io gliele riporto poi a lui direttamente anche da qui, non c'è problema se non mi fate aprire Instagram. E niente, ricordatevi di iscrivervi per stare aggiornati sui successivi caricamenti, altrimenti YouTube non vi fa sapere niente. Attivate pure la campanella perché YouTube è veramente infame. Ricordiamolo sempre, YouTube infame, per te solo lame. E niente, condividete questo video così facciamo conoscere ancora di più Westrail. E niente, ci vediamo prossimamente. Un lampeggio.